Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e lo Rosso TV Sport. Meno 2 alla sfida contro il Latina, 17:30 sabato allo stadio San Nicola. Provare a vincere anche magari, chissà, per provare ad allungare in testa la classifica prima del trittico Avellino, Taranto e Palermo. Ne parliamo questo pomeriggio in collegamento Skype con Michele Andrisani, ex tecnico dell'Under 15 Biancorossa, ultima esperienza come vice di Massimo Donati invece sulla panchina della San Benedettese. Ciao Michele, benvenuto. Ciao Cristian, ben trovato e un saluto a tutti i tifosi del Bari. E allora 0850199998 il numero per intervenire in diretta, però io andrei subito ad ascoltare quella che è stata l'intervista flash registrata pochi minuti fa dal nostro Michele Carofiglio al difensore del Bari, il terzino destro Raffaele Puccino. Michele, così poi commentiamo insieme le sue parole, sentiamo. Allora Raffaele, dopo la vittoria di Andria possiamo rispondere, no, a gran voce che il Bari non aveva bisogno di alcuna convinzione, anzi ne esce solo convinto della propria forza. Ma sì, sicuramente, noi le nostre certezze non le abbiamo mai perse, anche dopo dei passi falsi, dopo delle prestazioni un po' sottotono. La partita contro la Vibonese l'abbiamo portata a casa magari non esprimendo un gran gioco, ma credo che in quel momento l'importante era fare i 3 punti e ci siamo riusciti. La partita di Andria nascondeva delle insidie, perché comunque in Serie C nessuna partita è facile, e noi credo che abbiamo risposto da grande squadra, sia sotto il piano della prestazione e poi sotto il piano del risultato, che ripeto, quella è sempre la cosa più importante. Tra le cose positive, no, che emergono dopo la prestazione di Andria, anche il ritrovato divertimento in campo da parte vostra, perché tu in un'intervista precedente, insomma, avevi anche detto che forse ci è mancato anche questo, il divertirci in campo, e possiamo dire che è tornato anche questo fattore importante per voi. Ma sì, sicuramente sotto il piano tecnico abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo dominato secondo me dall'inizio alla fine. Abbiamo concretizzato le occasioni che abbiamo avuto, anche se possiamo ancora migliorare, però sicuramente è stata una partita impostata e fatta alla grande, direi, dal primo all'ultimo minuto. Sabato invece arriva il Latina, l'occasione per completare, no, questo trittico di gare del mese di novembre dopo le 2 vittorie precedenti, ma è anche, non so se tu lo sai, un'occasione anche per i baresi, insomma, di vendicare un precedente scontro ai playoff che purtroppo non ci ha detto bene, insomma, in passato. Sì, la ricordo quella partita, quell'anno la ricordo. Sì, sicuramente è una partita difficile anche questa, perché loro vengono in momento dove hanno vinto 3 partite su 4, se non sbaglio, quindi sicuramente i risultati dicono che è una squadra in salute, è una squadra che si sta riprendendo, però noi non ci dimentichiamo che siamo il Bari, giochiamo in casa nostra, siamo la prima in classifica, abbiamo 4 punti rispetto a chi ci insegue. Poi ovvio, a dare credibilità alle parole sono sempre i fatti. Di parole per il momento ne stanno facendo più gli altri, e noi per il momento stiamo facendo più fatti. E allora, queste le parole di Raffaele Puccino, intervistato da Michele Carofiglio. Michele, hai sentito l'ultima frase di Puccino? A dare credibilità alle parole sono i fatti, noi li stiamo facendo, gli altri al momento fanno solo parole. Eh sì, ha detto tutto bene Puccino, sinceramente sono le parole che avrei voluto dire io, sia riguardo la partita di domenica con l'Andria, sia riguardo appunto al futuro, ma anche la partita con la Vibonese. Dice bene, firmerei ora per vincere tutte le partite come si è vinta con la Vibonese, non giocando un gran calcio, ma comunque era importante portare i 3 punti a casa. Ad Andria invece si è visto un Bari che ha dominato dal primo all'ultimo. Di ogni singolo giocatore, di ogni singolo ragazzo che è entrato in campo, e da squadra ha vinto brillantemente questa partita. Tra l'altro, lo dicevamo forte, ti ricordi qualche settimana fa, l'importanza che può avere l'attaccante fisico davanti per ogni squadra è importante, perché ti fa giocare bene, e devo dire che l'ingresso di Paponi domenica
è stato determinante per la prestazione del Bari. Oltre ad aver siglato il gol, aver anche portato il rigore, diciamo, è stato importante proprio nelle corne del gioco. Vero, abbiamo intanto un primo ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristian, volevo salutare anche Andresani. Ciao, buon pomeriggio. Sono Michele da Iapigia, Cristian. Ciao Michele, ciao. Cristian, senti, ascoltami, io sono del parere che questa squadra non si deve toccare, perché noi il vero centrale, abbiamo sì Antenucci, è un riferitore, che non è centravanti puro. Noi Papponi deve giocare, se Papponi e De Rico sono l'anima di questa squadra, quando giocano queste due il Bari non, diciamo che Papponi ha giocato ultimamente, ma quando gioca De Rico il Bari non perde mai, ho constatato questo, Cristian. Grazie. Perché ho visto che anche con la partita con la Torres che uscimmo alla fine del primo tempo con il risultato di 1-2, come entrò De Rico nel secondo tempo, un altro Bari. Il Bari, secondo me, il Bari ha trovato la quadratura. Sei stato chiaro, grazie per il tuo intervento. Beh, Papponi lo ha citato qualche minuto fa proprio Michele Andrisani. Ti chiedo invece di De Rico, qualche panchina, lo ha riproposto dal primo minuto, ha avuto il segnale che voleva mister Mignani dal calciatore, ha anche aggiunto Mignani, è ancora al 50%, però chiaro che uno di quei calciatori, Michele, che fa la differenza in questa squadra, ha caratteristiche uniche, salta all'uomo, ha degli strappi che possono poi rompere anche partite più complicate. Dici bene, Cristian, se il mister Mignani lo ha tenuto a riposo per un po', evidentemente in allenamento durante la settimana non lo vedeva brillante, però sono d'accordo con il telespettatore, perché De Rico è un altro giocatore che nel centrocampo del Bari è un giocatore determinante, lo ha dimostrato sia diciamo per tutte le partite in cui ha giocato. E ultima quella di domenica, hai detto bene, è un giocatore che dà degli strappi incredibili, è un giocatore di categoria superiore, e sono d'accordo anche col telespettatore sul fatto che penso che Mignani ora abbia trovato la quadratura, cioè la formazione tipo, dovrebbe puntare appunto su una formazione tipo senza cambiare più di tanto, anche se devo dire che il Bari ha una rosa. Una rosa di giocatori che naturalmente possono scendere tutti dal primo minuto, però secondo me la formazione messa in campo domenica è una formazione che diciamo può dare grandi soddisfazioni. Dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, tra poco con la seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport. La rottamazione continua con 4.000 euro su Appeti Cross in pronta consegna. Vieni a scoprirla da Volkswagen Centrum Bari. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su basmiccolis.it. Insalate Jento, dalla terra più bella, la natura più buona. Dell'era costruzioni e restauri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento strutturale, storico e statico sismico, recupero edilizio e restauro conservativo. Dalla progettazione alla manifattura, risultati eccellenti e duraturi. Dell'era costruzioni e restauri, www.impresaediliedellaera.it. Momento di cambiare il mondo. Quando è il momento di cambiare strada. Quando è il momento di cambiare auto. Suzuki, tecnologia da incentivi, fino a 10.000 euro di vantaggi. Solo da Car Service Bari, Viale Iapigia 243 Bari. Suzuki.
Car Service Bari, nel cuore di Bari. Farmacia Pesola, dermocosmesi, integratori sportivi, servizi di autoanalisi, prenotazioni CUP, prenotazione farmaci online tramite social, consegna a domicilio. Consiglio, disponibilità e cordialità al servizio della vostra salute. In via De Marinis 141, prolungamento Corso Alcide De Gasperi, a Bari Carbonara. Farmacia Pesola, centro accreditato vaccinazioni e tamponi con documento per Green Pass. Molino Casillo. Farina e semole dal 1958. Salubrità è un bel sostantivo. Si riferisce alla capacità di un ambiente o della sua aria di apportare benessere fisico. Un impianto Cardascio non si limita a regolare umidità e temperatura, ma effettua una continua pulizia dell'aria da virus, microbi e batteri grazie alla tecnologia UV. E così, mentre tu sarai intento a svolgere il tuo lavoro, il sistema di purificazione Cardascio si preoccuperà di rendere il tuo ambiente salubre e la tua vita più sana. Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport in collegamento Skype con mister Michele Andrisani. Michele, prima abbiamo sentito le parole di Pucino. Restando in tema difesa, due gare consecutive senza subire reti, coincise anche con il ritorno lì al centro della retroguardia di Daniele Celiento. Un importante recupero dopo l'infortunio soprattutto di Capitan di Cesare, anche perché possiamo dire, no, che Celiento è un po' un pezzo unico per caratteristiche nella difesa del Bari. Sì, dici bene, perché Celiento lo aspettavamo già dall'anno scorso, perché quando è stato disponibile l'anno scorso ha dimostrato di essere un giocatore che poteva dare una grossa mano al Bari. Quando ha giocato l'ha data, e ora, una volta che è entrato in campo, sta dimostrando il giocatore importante che è Celiento per questo Bari. E, diciamo, ha caratteristiche un po' diverse dagli altri difensori, perché un difensore rapido, un difensore che ha anche un buon piede e non disdegna anche la via della rete. Quindi è un giocatore completo, è un giocatore da Bari, e sono contento che si è ripreso, perché sta dimostrando appunto di poter dare una grande mano anche quest'anno. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto, chi c'è in linea? Sì, ciao Cristian, Nicola sono. Ciao Nicola. Dopo 3-4 giorni sono riuscito a prendere la linea. Quindi volevo ancora rispondere a una delle trasmissioni dell'altro giorno. Praticamente, dopo le due vittorie del Bari, chiaramente tutti bravi, i tifosi, tutti complimenti al Bari. Io dico una cosa, invece di fare tutti gli allenatori, che non siamo, dobbiamo fare i tifosi noi. Gli allenatori li devono fare come il signore che è lì adesso, che saluto, tra l'altro, che è molto bravo. Ciao, quindi noi dobbiamo fare i tifosi, non gli allenatori, perché adesso vedremo, speriamo che non sbagli più il Bari, ma se capita poi la vedremo di belle. Ciao, grazie. Grazie. Beh, sottoscrivo, il tifoso deve fare il tifoso, soprattutto Michele, in questo momento bisogna sostenere una squadra che è prima in classifica, 4 punti sulle dirette concorrenti, dunque devono essere gli altri a preoccuparsi del Bari, non dobbiamo essere noi poi a crearci fantasmi. Abbiamo sentito Maita nei giorni scorsi, ripeteva spesso bisogna avere equilibrio, per un campionato difficile, complicato, ci possono essere partite anche meno brillanti, però bisogna mantenere davvero un equilibrio anche nei giudizi. Assolutamente, l'equilibrio è importante, soprattutto quando devi vincere appunto i campionati come deve fare il Bari. Il Bari è in testa dall'inizio, quindi anche se ha fatto qualche passo falso, comunque come dicevi tu è primo con 4 lunghezze di stacco dal Palermo, ma diciamo che le dirette concorrenti sono ben più distanti, perché ricordiamoci che le concorrenti del Bari a inizio campionato erano il Catanzaro e l'Avellino, e il Bari
dista se non sbaglio 9-10 punti. 9 punti da loro, sì. 9 punti, quindi è già un distacco importante che questa squadra ha dato a queste concorrenti. Però c'è il Palermo che naturalmente non molla e lì dietro starà, penso, fino alla fine, perché comunque Palermo è un'altra piazza, un'altra squadra che sta facendo bene e sono sicuro che comunque darà filo da torcere fino alla fine. Però ci sono altre squadre, vedi Monopoli, Turris, che comunque sono delle mine vaganti. La Turris propone un gran calcio, gioca molto bene e la classifica diciamo che occupa è ampiamente meritata. Però dicevi bene, l'equilibrio è importante perché questa squadra va sostenuta, perché sappiamo che la differenza la fa il pubblico, la fanno i tifosi, quando sostengono la squadra sono veramente l'uomo in più e dice bene il telespettatore che noi dobbiamo fare, cioè c'è chi deve fare il tifoso, c'è chi deve fare l'allenatore, c'è chi deve fare il direttore, quindi ognuno deve fare il suo. È così. Intanto prima hai detto Mignani forse ha trovato, no, la quadratura del cerchio, l'assetto giusto, sì, per affrontare le prossime partite. In questo assetto, nel ruolo di play, c'è Mattia Maita. Ti chiedo quanto è importante anche la sua presenza, giocatore molto duttile, può fare la mezzala, può fare il play, però anche in quella posizione davanti alla difesa sta dando grande equilibrio alla squadra. Sentivo un'intervista settimana scorsa, diceva che il suo ruolo, diciamo, preferito è la mezzala. È la mezzala. Ha giocato già come play, ha giocato al centrocampo a due, è un giocatore che abbina quantità e qualità, è un giocatore che magari è un po' più lontano dall'area di rigore, perché dispone anche di un gran tiro, quindi magari in zona gol lo si vede di meno, però sta dando grande equilibrio. In questo momento è il play adatto a questa squadra, perché ricordiamoci che il Bari comunque dispone anche di Gennaro, che comunque è in ritardo di condizione dovuto appunto all'infortunio che ha subito due mesi fa, lo stesso Bianco, che quando è stato preso in considerazione ha fatto bene. Però in questo momento il centrocampo del Bari sta dando soddisfazioni con questi tre uomini, che sono appunto Maita davanti alla difesa e Scavone e Derrico, che rientrante Derrico, che sicuramente ad Andrea è stato uno dei migliori in campo. E allora un altro ascoltatore in linea, poi ci godiamo insieme anche i 6 gol in questo campionato di Mirko Antenucci. Pronto, chi c'è in linea? Buonasera Cristian. Ciao, buonasera. Io voglio dire l'unica cosa, l'unico che ha parlato bene, dobbiamo fare i tifosi, non gli allenatori. Se metto qua Gino Filicotto, che se lo vede nello stadio, io lo voglio conoscere, che critica sempre il Bari. Io sto in curva nord, lato superiore. E se lo vedi vicino alla tribuna, se lo vedi io a quello lo butterò. Vabbè, non esageriamo con le parole, c'è libertà poi di espressione, ognuno può dire la propria. Ripeto, c'è chi critica, noi continuiamo a sostenere invece questi ragazzi che lo meritano. E allora facciamo così, Michele, ci andiamo a godere questi 6 gol in campionato al momento di Mirko Antenucci, sempre più decisivo, 4 reti finalmente nelle ultime 4 sì, gare. Vediamo i gol e poi ne parliamo, sì, Michele. Sì, sì. Il destro di Antenucci, gol! Antenucci torna ad essere una sentenza dal dischetto. Palla per Chedira sulla sinistra. Chedira, dai Chedira, riscattati ora. Chedira in area di rigore, Maita, Antenucci, gol! 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 Antenucci! Un calcio alle critiche. Un calcio al pallone, un gol per la sua piccola nata da poche settimane. E allora andiamo dalla parte opposta, da destra ora dove si è liberato Pucino. Il cross di Pucino, la girata, gol! Gol! Antenucci! Al 19esimo la sblocchiamo noi, siamo avanti noi con un super gol di Antenucci. Bari 1, Catanzaro 0, ma è un gol straordinario quello di Mirko Antenucci. Il destro di Antenucci, gol, Bari 2, Vivonese 0. Forza Mirko, il destro di Antenucci, rete, come domenica scorsa, guarda il portiere interno piede sull'altra parte, il portiere va sulla destra, gol, se lo merita perché è stato il migliore in campo per movimenti, per qualità e per intelligenza calcistica.
Grande giocata di Botta, ancora Botta per Antenucci, in area di rigore da destra, il controllo, il tiro, la risposta di Dini, ancora Antenucci. Solo lui, Mamma mia, volevamo il terzo golletto. Botta bravissimo, la poteva scaricare, ma lui gli piace sterzare, andare sempre sul dritto. E attaccante l'uomo. Poi magari ha sbarcato molto bene perché ha aperto in questo caso la difesa. Controlla il tiro, bravissimo il portiere, ma lui è lì, destro sinistro, non fa il tempo. Attaccante 3-0, Antenucci sugli scudi, può anche uscire adesso. Ho dell'ovazione di tutti. E se la merita. E allora queste le sei reti di Mirko Antenucci, domani in un montaggio alle 14.30 vi mostreremo al momento i 44 gol del nostro numero 7 in maglia biancorossa, poi chiaramente ci sarà il TV Sport serale con Enzo Tambore, il professor Antonucci, Antonio Di Gennaro che abbiamo sentito anche in Radio Cronaca e tante altre sorprese. Michele, dicevi prima, finalmente... Prima di tutto faccio i complimenti a te e a Antonio Di Gennaro, perché veramente a risentire, io ho visto la partita in TV, non avevo sentito la radiocronaca e devo dire che avete messo i brividi, veramente. grazie Michele. Ci vuole una sana gola per tutte e due ora, però no, a parte tutto, veramente complimenti. No, Antenucci, le qualità di Antenucci, sappiamo di avere in rosa un giocatore che nessun'altra squadra ha, perché è un giocatore di una qualità incredibile. Il problema di Antenucci secondo me è che non giocava come punta, unica punta davanti. Lui non è una punta diciamo statica, è una seconda punta, è uno che è un sottopunta. Lui ha sempre giocato così. E naturalmente la presenza di un altro attaccante, l'abbiamo visto il primo anno di Antenucci quando aveva a fianco Simeri che faceva diciamo il gioco sporco e lui ne beneficiava, e lo stesso sta avvenendo ora con Paponi ma anche con altri attaccanti quando giocano diciamo in quella posizione lì. Quindi Antenucci sicuramente ha attraversato un momento diciamo non bellissimo, dove non riusciva né a realizzare né a giocare per la squadra, però ora finalmente è tornato il giocatore che tutti abbiamo ammirato, che tutti conosciamo, e spero sia determinante appunto per la promozione del Bari. Michele, l'ultima battuta prima di salutarci, c'è questa sfida contro il Latina, squadra che, diceva prima Pucino, sta attraversando comunque un buon momento di forma. Abbiamo sentito anche le parole negli scorsi giorni di Donato, l'allenatore del Latina, che ha detto sinceramente la metteremo sul piano della grinta e dell'intensità, perché chiaramente sul piano della qualità non c'è storia. Sì, il Latina viene da tre vittorie di fila, se non sbaglio, quindi è in un momento favorevole, e dispone di Donato di una rosa con giocatori di categoria, giocatori che possono fare la differenza. Ricordo Jefferson, che abbiamo visto anche qui a Monopoli, ma già era stato a Latina. Noi a Latina già l'abbiamo incontrato e purtroppo non ci sono bei ricordi con Latina, quindi è bene riscattare un po' quel playoff purtroppo amaro di quel Bari che meritava di andare in Serie A. Sì, con qualche decisione arbitrale che però, ci lasciò qualche dubbio di troppo, però sì, Michele. È vero che la metteranno sulla grinta, perché sotto l'aspetto della qualità il Bari secondo me non è uguale in questa categoria, però il Bari, oltre a metterci la qualità, deve metterci anche grinta, determinazione, rispetto dell'avversario, perché l'avversario va sempre rispettato, perché in Serie C non ci sono avversari facili. E penso che poi il discorso San Nicola, il tifo, la curva, i tifosi devono essere l'arma in più, come dicevamo prima, devono sostenere, non criticare, sostenere. Perché alla fine questi ragazzi vanno sostenuti fino alla fine, perché stanno meritando il sostegno di tutti. Ed è proprio così. Allora, noi siamo in chiusura per questo secondo spazio. Io ringrazio e saluto mister Michele Andrisani per essere stato con noi. Grazie Michele, buon pomeriggio. Grazie a te Cristian, buon pomeriggio a tutti. Ciao Michele, noi dobbiamo ancora andare in pausa pubblicitaria, tra poco con la terza ed ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport. Farmacia Cavallo effettua gratuitamente servizio a domicilio. Chiama lo 080 561 0265 o il 346 538 1491 o invia una mail a farmaciacavallosnc@libero.it. Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento
momento di cambiare strada. Quando è il momento di cambiare auto. Suzuki, tecnologia da incentivi, fino a 10.000 euro di vantaggi. Solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Insalate Iento, dalla terra più bella, la natura più buona. Dell'Aira Costruzioni e Restauri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento strutturale, storico e statico sismico, recupero edilizio e restauro conservativo. Dalla progettazione alla manifattura, risultati eccellenti e duraturi. Dell'Aira Costruzioni e Restauri, www.impresaediledellaira.it. La rottamazione continua con 4.000 euro su Appeticross in pronta consegna. Vieni a scoprirla da Volkswagen Centrum Bari. GL Service, vigilanza antincendio, per enti pubblici, aziende ospedaliere, ausl, società a partecipazione statale e private, aree museali, congressuali, portuali, turistiche, commerciali, espositive e fieristiche, autodromi e le superfici civili ospedaliere, aviosuperfici, magazzini di stoccaggio, presenza capillare in tutta Italia garantita. Sentiti al sicuro, ovunque. www.gl.it. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su basmiccolis.it. Molino Casillo. Farina e semole dal 1958. Ultimo spazio del Bianco e l'Oroso TV Sport, lo dedichiamo al sociale, alla GBEO e ci colleghiamo via Skype con il vicepresidente dell'Associazione Cucciolo, organizzatore degli eventi AGBEO, Vito Calabrese. Ciao Vito, benvenuto e buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao Vito. E allora, domenica ci sarà il Memorial Vincenzo Farina, però prima di parlarne, chiaramente tutto è legato, Vito, alla creazione di questo villaggio dell'accoglienza. Ne stiamo parlando davvero da anni, un lavoro immenso. Ti chiedo a che punto siamo? Beh, innanzitutto grazie a tutta la redazione di Telebari, a tutti i collaboratori, a Enzo e a te per la fiducia. La AGBEO è un'associazione di genitori bambini emato-oncologici che lotta da quasi 20 anni ormai contro le leucemie infantili. Tutto è nato dopo la morte, purtroppo 18 anni fa precisamente, del figlio del presidente Michele Farina, morto purtroppo nel nord Italia. E da quel momento una promessa di un padre e un figlio di voler creare una struttura che potesse sostenere e aiutare tutte le famiglie dei bambini che lottano con questa malattia, soprattutto nel nostro territorio. La struttura è esistente, il villaggio dell'accoglienza 30 ore per la vita, si chiama così perché finanziato in gran parte anche da Lorella Cuccarini, madrina di 30 ore per la vita, è già sorto e già presente sul territorio di Bari in via Camillo Rosalba accanto all'ospedale oncologico. La struttura c'è, il rustico c'è, adesso manca l'ultimo step, l'ultimo anno, l'ultimo miglio. Abbiamo fatto la conferenza stampa lunedì di presentazione di questo torneo di calcio, ma in quel momento è stato presentato lo stato attuale e futuro dei lavori. Abbiamo una data, finalmente il 24 novembre 2022, quindi esattamente tra un anno. Ci sarà una grande inaugurazione, una grande festa nei 20 anni dalla scomparsa di Vincenzo Farina, per cui i 20 anni di scomparsa saranno, come ha detto il Presidente, la nascita di qualcosa. Non si parlerà più della morte, ma si parlerà della nascita di qualcosa.
perché è una struttura unica. Di qualcosa, Vito, di unico e di straordinario che può davvero aiutare tante famiglie purtroppo colpite da drammi davvero incredibili. Purtroppo sì, perché vivono ancora tanti genitori con questo dramma e vivono in macchina. Ce ne sono all'ordine del giorno genitori che purtroppo sono all'interno dell'ospedale in macchina o genitori che devono sopperire a delle dolorose questioni economiche chiedendo dei prestiti in maniera poco raccomandabile purtroppo. E quindi questa struttura, che è dotata di 8 unità abitative più 2 unità che serviranno per poliambulatorio per attività ludica, potrà ospitare regolarmente le famiglie in una location decisamente più alla portata. Nonostante la GBEO abbia da tanti anni una struttura in via Tommaso Fiore a Bari, una palazzina, un appartamento. Abbiamo perso il collegamento con Vito Calabrese, proviamo a recuperarlo. Vito, in attesa di recuperarlo, facciamo così: hai parlato prima della conferenza stampa di lunedì, abbiamo intervistato anche il presidente Michele Farina, il papà di Vincenzo, l'ha sentito per noi Serena Russo, sentiamo le sue parole. Finalmente una sensazione liberatoria, perché dopo 18 anni di associazione, 19 dalla morte di Vincenzo, mio figlio, la creazione di questo villaggio che me l'ho preso nel sangue, sai, sono tutte quelle cose che tu giornalmente ci pensi, rifletti come fai ad andare avanti, perché la creazione di un villaggio non è solo la creazione del villaggio in sé per sé, perché poi alla fine vedi i soldi, tutto sommato, fra virgolette, li abbiamo trovati, sono passati tantissimi anni ma li abbiamo trovati, è la gestione, ma non solo del villaggio, dell'associazione, dei bambini ricoverati, dei volontari che per il Covid non vengono più sui reparti, non possono più salire, che vanno via, molti l'hanno pensata diversamente, cioè è una questione giornaliera di vita che proprio ti scombussola dentro. Io ho dovuto lasciare il lavoro, l'ho detto prima in conferenza, 4 forse anche 5 anni prima, meritandomi una pensione fra virgolette che mi permetterà di sopravvivere, uso questo tema, proprio perché l'impegno deve essere forte, costante, altrimenti una realizzazione del genere non si riesce a portare a termine, e io l'ho promesso a mio figlio e devo finire il villaggio, poi costi quel che costi ce la devo fare. Davvero un abbraccio al presidente della GBEO Michele Farina, Novito ha detto una sorta di liberazione, lui che sta portando poi avanti con voi, con tante persone questa missione. Beh, diciamo che è una liberazione per lui, perché ha fatto tante rinunce, la sua famiglia come tanti collaboratori come noi abbiamo sofferto e lottato tanto in questi anni attraverso tanta burocrazia purtroppo, questo è da dire, però adesso siamo all'ultimo miglio, in conferenza erano presenti le massime autorità locali e regionali, è stata ufficializzata proprio la data perché ormai a breve ricominceranno i lavori bloccati per il Covid. E quindi si potrà finalmente dare vita a questa cosa che, lo ribadisco, è a carattere internazionale, perché la GBEO in tantissimi anni nella sua palazzina confiscata alla mafia ha già ospitato 500 famiglie, e sono tantissime, tantissime veramente, se si pensa a questo male che cosa può fare, e sono arrivate da tutto il mondo, noi non abbiamo confini, vengono presi dall'Albania, da veramente da tante nazioni vicine all'Italia. Quindi adesso l'obiettivo è quello di stringersi intorno. Io voglio solo, se mi consenti, fare un ringraziamento pubblico, proprio perché siamo un'emittente che, certo, Vito, Bari e del calcio barese. La SSC Bari è al vostro fianco in questo momento. Tele Bari lo è sempre stato, ma devo ringraziare pubblicamente la società Bari, perché è sempre stata vicina alle questioni della GBEO, alle nostre manifestazioni di beneficenza, ma questa volta ha dimostrato una vicinanza estrema. Il segretario generale ha portato in conferenza stampa una maglietta autografata da tutti i calciatori di Botta che non è stata ancora utilizzata, perché quella verde, lo ha dichiarato chiaramente, per loro è un qualcosa di magico ancora da sviscerare, e sarà creata un'asta di beneficenza con altre maglie che la società Bari sta recuperando, anche di ex calciatori del Bari. Perfetto. Ora in altre squadre, per fare una grandissima asta di beneficenza. E oltre questo, poi domenica, che ci sarà la manifestazione, ci sarà una sorpresa di un calciatore del Bari che molto probabilmente verrà a dare il calcio d'inizio,
e sarà una più che una sorpresa, sarà una festa, perché abbiamo anche le scuole calcio, noi abbiamo coinvolto 4 scuole calcio anche affiliate al Bari, e quindi l'idea di avere un calciatore in attività nel Bari e di avere 4 scuole calcio con gli esordienti, quindi ragazzi 10, 11, 12 anni che si vedranno premiare da un calciatore del Bari, quindi dal loro beniamino, magari per noi è solo una gioia, perché vedere il sorriso dei bambini è il nostro obiettivo. Vero. Abbiamo ancora un minuto, vogliamo dare, Vito, no, l'appuntamento anche a domenica al Memorial Vincenzo Farina? Il Bari gioca sabato con il Latina, quindi l'appuntamento è allo stadio e far portare il Bari alla vittoria, e poi fare in modo che domenica mattina possiate tutti venire nel campo sportivo Gioacchino Lovero a Bari Palese per il quadrangolare di beneficenza in favore della Gebeo, dove si scontreranno la squadra della Gebeo, dei commercialisti, l'università insieme al comune di Bari e la squadra di Bari Mania. Io quindi invito tutti coloro che vogliono passare un'oretta, insomma, di domenica mattina a venire lì, perché ci saranno tante belle iniziative e potete dare il vostro contributo alla Gebeo. Sono convinto che la città di Bari risponderà presente. Noi siamo davvero in chiusura, io saluto e ringrazio Vito Calabrese, vicepresidente dell'associazione Cucciolo, organizzatore degli eventi a Gebeo. Grazie Vito per essere stato con noi, un abbraccio. E allora, è saltato anche proprio nel finale il collegamento con Vito, noi siamo davvero in chiusura, però vi ricordo l'appuntamento di domani, perché con il TB Sport torniamo in serata, 20:30 con Enzo Tamborre, il professor Gianni Antonucci, Antonio Di Gennaro e tante altre sorprese, e poi anche alle 14:30 con un montaggio particolare con anche le 44 reti di Mirko Antenucci con la maglia del Bari. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buon pomeriggio, a domani.